ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuger e oggi ragazzi una bella novità fresca di Fortnite, una notizia di qualche ora fa ragazzi. Su Fortnite verrà introdotta una nuova arma per i giocatori di Fortnite Salva il Mondo. Non sarà assolutamente un oggetto nuovo, in quanto è già disponibile per questa modalità a pagamento. Per invece tutti gli altri giocatori che invece hanno deciso di non acquistare Fortnite e giocano solo ed esclusivamente la Battaglia Royale, ragazzi, avremo disponibile la nuova Light Machine Gun, ragazzi, la mitragliatrice leggera. E come vi dicevo, una notizia di poche ore fa, si sa ancora molto poco in realtà sulla funzionalità di questa nuova arma nella battaglia reale, ma sappiamo già alcune informazioni. In realtà sono molto poche, ma ci è stato detto che verrà inserita, e quindi la possibilità di trovarla sarà solamente nella versione rara o nella versione epica. Tra le due versioni non cambierà molto, ragazzi. Sappiamo che i danni saranno rispettivamente di 25 punti danno per hit e di 26 per quanto riguarda appunto la versione epica. Una cosa importante e interessante soprattutto della Light Machine Gun è l'ampio caricatore. Sappiamo, ragazzi, che avrà un caricatore da ben 100 colpi, che possono essere ovviamente utilizzati fino ad esaurimento, quindi da 100 a 0. L'unica cosa che in realtà va un pochettino a sfavore della Light Machine Gun è il tempo di ricarica. Noi sappiamo, ragazzi, che come arma è ottima a corto medio raggio, un po' come le nostre mitragliatrici normali che siamo abituati a trovare nella battaglia reale. Questa però, ragazzi, avrà appunto un tempo di ricarica un po' più lungo, credo si parli di almeno 2 secondi e mezzo, 3. Per questo credo che sia un'arma un po' più utile se giochiamo una modalità duo o una modalità squad, data in mano al giocatore che decide di fare il supporto alla sua squadra. Per quanto riguarda invece i proiettili utilizzati da quest'arma, secondo me non è ancora ufficiale quali siano, ma io credo che vada a colpi medi, in poche parole quelli che si usano nell'M16, più comunemente chiamato fucile d'assalto. Quindi ragazzi, questa dovrebbe arrivare, non penso sia già stata inserita, perché veniva detto nuova mitraglietta, quindi non vediamo l'ora di provarla assieme e lo faremo ovviamente in live, anche insieme a voi. Prima di lasciarvi ragazzi voglio sapere il vostro parere molto molto importante su questa nuova arma. Che cosa ne pensate della nuova mitragliatrice leggera, della nuova LMG? Scrivetemelo qua sotto nei commenti ragazzi e ditemi se vi sembra un'arma interessante anche in Battle Royale oppure potevano evitare di inserirla. Vi ricordo una cosa importantissima ragazzi, un bel like se vi è piaciuto questo video e mi raccomando iscrivetevi al canale. Al raggiungimento dei 25.000 iscritti ci saranno delle sorprese anche per voi. Noi ci vediamo in live, ciao!